Questo è un video riassunto. Oh, vabbè, sì. Che cosa vuol dire? Durante questo mese di marzo ho fatto un sacco di clip che però non sapevo dove infilare perché non volevo fare dei vlog dedicati a determinati eventi perché o non mi bastavano le clip oppure non le ritenevo così tanto eclatanti. Così ho deciso che ogni mese, copiando spudoratamente il signor Franz, vi farò un video in cui riassumerò tutto il mio mese e vi metterò delle clip e tutte le cose che mi arrivano, tutti i pacchi, eccetera, eccetera, per mostrarvele qua sul canale. Perciò rimanete fino in fondo, che grazie a questo video, tra l'altro, potrete vincere dei premi molto particolari. Prima cosa che è successa questo mese, per l'appunto il 1º marzo 2018, ho registrato una canzone trap, e questo è il backstage. Vabbè, guardatelo. Può salire di un'ottava, ma proprio senza nessun sostegno muscolare. Proprio a caso, come se mi avessero tirato un pugno nello stomaco. Ok, bro, mi viene da ridere. Io prima, te lo giuro, mi sono girata, avevo le lacrime. Ci credo. Oh, no, dove? Oh. Bisogna far schifo, è Scusami, giusto. no, ma è bellissimo. Cioè, è qualcosa di magico, te lo giuro. Fantastico. Oh, quando mi dico va a casa. Oh, Diciamo, il segreto per le canzoni trap, dato che sapete che sono tutte autotunnate, perché proprio l'effetto è cantarle al peggio possibile. Quindi all'inizio cantavamo quasi intonati, poi siamo andati degenerando e abbiamo fatto tutto totalmente a abbiamo caso. imparato a fare trap, E praticamente. infatti con l'autotune è una figata, sembriamo Gali Donna e E Gali. Gali 2. E notare che la base l'ha fatta tutta lui ed è Piano. identica alla canzone originale, è Provo a incredibilmente sentire il uguale. piano iniziale. Vai. Yeah. Uguale. Un esempio di autotune prima e dopo. Cantata apposta male, se facciamo sentire come suona, diciamo, senza niente, solo la voce. Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Questa io ci tengo solo a dire che l'ho cantata male apposta, ve lo giuro. Non Cioè, lo avevamo so che dubbi. sembra una scusa, però giuro. Cala della tonalità in cui siamo e il risultato è questo qua. Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Adoro, veramente Gali muto. No, ciao Gali. Ciao, ti Ciao, vogliamo starei bene, Gali. guardando Ci piaci sicuramente. anche in realtà, a me Sì, piaci, infatti, quindi. anche a me, quindi. Però sono. Sei la mia dolce metà. Perfetta! Adesso tuniamo me. Moriamo Ragazzi, dal io ridere. sono commossa. Questo mese mi è arrivato un pacco enorme da parte di Red Bull, con cui sto collaborando da qualche mese. Mi sono arrivate tipo due casse piene di Red Bull. Ma tante proprio, cioè ce ne sono tante e le ho già qua quasi finite. Ops. È anche arrivato un altro pacco. Vediamo cosa c'è dentro. Ah, yeah. No, vabbè. Red Bull Design per Giova. Ehi là. Mi è arrivato questo pack, queste sono le Red Bull Itch, con sopra disegnato Jovanotti. Dal 15 marzo al 12 giugno 2018 potete partecipare a questo concorso online in cui potete vincere dei fantastici premi, tra cui un pass per incontrare Jovanotti a uno dei suoi concerti. Che cosa dovete fare? Oltre ad acquistare la lattina, dovete andare sul sito di Red Bull www.redbull.com/designpergiova, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, e per vincere potete fare due cose: o partecipare al videogame che c'è all'interno del sito, e potete anche creare il design del cappellino personalizzato, e anche qui con la possibilità di vincere tantissimi premi. Che forte! Vabbè, troppo bello. Proprio bene io coi cappelli, mi hanno detto, sì. Un'altra cosa che è successa molto interessante questo mese è che mi si è spaccato il vetro della macchina, ma non è che mi si è spaccato, mi si è anche lì spaccato. E quindi sono andata a cambiare il vetro della macchina, ma a voi probabilmente non interessa, però io ve lo dico lo stesso. E mi è rotto il mio vetro della macchina. Di brutto anche, tra poco ve lo faccio vedere. Sto andando a metterlo a posto perché è veramente messo malino. Mente sempre, maglia, Unicorn Island. Quanto può fare freddo! Non so come sia successo, probabilmente mi è arrivato un sasso mentre andavo. Però lì per lì non ho proprio visto la scheggiatura. Quindi, o è stato un giorno in cui avevo il vetro particolarmente sporco, oppure stava piovendo e non me ne sono accorta. Non lo so. Non so se si vede. È veramente bella grossa, devo dire. Si vede?
più o meno vagamente. Trovo una forma stranissima, tipo mezzaluna. Il 19 marzo siamo andate al concerto degli Evanescence, uno dei concerti che assolutamente volevo vedere almeno una volta nella vita, e tra l'altro era il concerto con l'orchestra. Sono stati spaziali, sono stata un sacco contenta di esserci andata e io amo Emily, è proprio brava. Il concerto è successo che siamo andate a dormire verso l'una di notte e ci siamo svegliate alle 4 di notte perché partivamo per New York. Siamo state a New York dal 20 al 28 marzo e riguardo a questo usciranno tantissimi video su questo canale e anche su Unicorn Island, quindi mi raccomando, stay tuned, mettete un like preventivo per vedere i video di New York. Oltre ai due pacchi di Red Bull mi sono arrivati altri pacchi che in realtà avevo già scartato e avevo già fatto il video, ma i file mi si sono corrotti e quindi li riapriremo insieme. Tutta questa roba mi è arrivata dal sito yourbest.com, vi lascio qua sotto il link in descrizione del sito e anche di tutti quanti i prodotti. Mi sono fatta inviare queste cuffie, headphones nere normalissime perché io le rompo sempre. Tra l'altro le ho usate un sacco a New York e funzionano benissimo, quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link, costano niente. Dato che ho 4 anni inside, ho preso degli sticker. Probabilmente non userò mai perché poi mi dispiace utilizzarli, perché poi mi sento in colpa e magari dico che potevo utilizzarli per altro, ma poi non li... vabbè, cose. E ho preso tutti questi sticker che dici che te ne fai, boh, non lo so, però guardate che belli. Sono tenerissime, oh mio Dio, piango. Mi è arrivata anche un'altra cosa che quando mi è arrivata mi sono commossa perché ha proprio un significato veramente profondo. E adesso ve lo faccio vedere. La cosa più bella di questa tazza è che la svuoto, la lavo con dell'acqua fredda. È troppo bella, troppo troppo bella. Poi ho preso degli scotch colorati. Perché io prendo gli scotch colorati che poi non funzionano neanche? Io non capisco perché devo prendere queste cose inutili. Poi mi serviva assolutamente, soprattutto vista la partenza per New York, una scheda SD in più da utilizzare per le varie riprese in giro per New York e da utilizzare in generale per i video. Infatti ho preso questa SanDisk da ben 64 giga. Ops. Ok. E sono sempre stra utili. E tra l'altro su questo sito l'ho pagata veramente un terzo rispetto a quello che si paga generalmente una card SD da 64 giga. Quindi vi lascio il link in descrizione. Ho preso una delle cose più inutili del mondo, ma che io, mia madre e mio fratello adoriamo e ancora non abbiamo capito perché, di questo fetish. Ho comprato delle gommine con delle forme ben precise. Ho preso un sandwich, bella, gelato. E niente, ne ho preso un sacco, aiuto, mi cade tutto. Anche queste non hanno una particolare utilità, ma io le adoro e quindi accettatemi così come sono, grazie. Ho preso degli sticker tipo post-it, ho presi 6 miliardi così, cioè mi hanno inviato 1000 bustine. Poi ho preso quelle con il sushi, poi ho preso dei post-it normalissimi da utilizzare tipo nei libri e per segnare le cose. È arrivata una copertura per il telefono, peccato che mi sia arrivata rotta e quindi questa è stata la mia reazione. Beh, ora mi sembra perfetto. Poi mi sono arrivati non uno ma ben tre di questi cavi, al buio si illuminano di brutto. Inoltre ho chiesto non uno ma ben due di quelle strisce colorate da attaccare in camera, quelle con il telecomando che cambiano colore. Vi faccio vedere la clip direttamente. Bam, che figata. Ma che figo, bellissimo. Posso cambiarlo in tutti i colori che voglio. Cioè, verde,
blu e poi posso fare tutte le combinazioni, tipo un po' più arancione. E poi vabbè, posso fare anche queste cose qua. Bello, che figata. Un altro regalo che ho fatto è stato per mio papà, che gli ho preso questo. Praticamente è una sorta di batteria montabile mini. Sono tutti questi pezzi in stile puzzle da montare, poi viene fuori una batteria. Dato che lui è un musicista, ho voluto fargli questo mini regalino. Un altro oggetto che ho comprato è questo. In questo momento non ho con me, appunto, perché l'avevo già scartato e ce l'ho in un'altra borsa. L'ho già utilizzato ed è un mini microfono di quelli che si attaccano qua per prendere la voce direttamente per dei video. L'ho già utilizzato e sembra funzionare veramente molto bene. Se questo tipo di video vi piace, lasciate un bellissimo pollice lì in su, ditemi nei commenti se dovrei farlo anche per i prossimi mesi. Se non siete iscritti, iscrivetevi e niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!